Buongiorno, questa mattina parliamo del decreto 65 del 2017, parliamo della delibera che approva i criteri di riparto delle risorse finalizzate allo 06, quindi il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni. Stiamo parlando dell'annualità 2020 e prima di arrivare ad illustrare il tema delle risorse e del tipo di intervento che si vorrà attuare, vorrei dire 2 o 3 cose importanti. Allora, stiamo parlando di un decreto dal 2017 che è nato con l'intento di guardare alla fascia 06 insieme come una fascia non solo di assistenza, pensiamo allo 03, ma educativa, con una valenza educativa molto forte e con una preoccupazione di conciliazioni, tempi di vita e tempi di lavoro per le madri e per i padri. E questa è stata una novità che sta prendendo forma. Nel frattempo la Regione si è mossa con risorse ministeriali, con risorse regionali, risorse che erano destinate agli ambiti, quindi c'è stato un collage di interventi che ha avuto una visione che è questa. Il nido è un'impresa nido, non è solo un'assistenza, ma è il fatto che alcuni giovani si mettono insieme e tentano un'impresa culturale, che è prima di tutto un welfare per la famiglia e poi anche educativa. Perché dico questo? Perché abbiamo anche recentemente, dopo l'esperienza del Covid, aiutato con la piattaforma 210 i nidi accreditati, i nidi autorizzati e i nidi convenzionati. Quindi diciamo che oggi è importante questo nostro vederci, questa delibera per il tema della ripartenza. Il tema della ripartenza è duro, soprattutto nella fascia 03, perché abbiamo ricevuto, Beatrice, mi corregga, questa mattina le linee dello 03, no? Le linee ministeriali dello 03, che dovrebbero lasciare la libertà alla Regione poi di rispettare la nostra normativa 003, e voglio precisarlo perché mi hanno chiamato molte mamme e mi hanno chiamato anche molte educatrici preoccupate dal fatto che non uscivano queste linee guida. Le linee guida sono ministeriali, quindi dovevamo aspettare. Qual è lo scopo di questa ripartenza? Innanzitutto togliere qualche preoccupazione ai genitori e agli educatori. Noi abbiamo visto che nello 03 si tratta di riprendere con le linee che sono quelle non del distanziamento perché i bambini sono troppo piccoli, ma sono quelle dell'igiene, sono quelle della precauzione, sono quella di una attenzione particolare della famiglia e degli educatori. Chiaramente va ribadito il tema della sicurezza, degli spazi, porre attenzione, la massima attenzione agli spazi, una ripresa graduale che noi abbiamo già avviato anche con un sostegno forte per gli oratori e per i centri estivi. Quindi andiamo dentro questa rete, dentro questa filiera che vuole ricominciare a dare ai nostri bambini, ai nostri piccoli, una socialità, una inclusione, una relazione. Che cosa posso dire oggi? Posso dire, poi il dottor Rocchi la spiegherà dettagliatamente questa delibera di oggi, possiamo dire che le risorse sono cospicue e quindi si aggiungono a quelli della piattaforma, per esempio, dei 3 milioni e 2 della piattaforma, che è andata molto bene, devo dire, e purtroppo sono rimaste fuori alcune domande perché non avevano i requisiti del bando o c'erano stati degli errori, quindi non abbiamo potuto recuperarle. Questo lo voglio dire perché sono esigue, sono poche.
Continuiamo dal monitoraggio della piattaforma e ci rendiamo conto che se i 3 milioni e 2 sono andati per il mancato reddito, per i costi di gestione, per i servizi, per l'handicap, per la sanificazione, per la sicurezza, con la delibera di oggi riprendiamo il progetto dello 06 e andiamo sulle tre macro misure che sono la messa in sicurezza in caso di incendio e riqualificazione, quindi l'adeguamento degli ambienti, il finanziamento di spese di gestione in quota parte per i servizi educativi, quindi anche il sostegno alla genitorialità, e gli interventi di formazione continua, quindi il coordinamento pedagogico. Qui saranno i comuni, insieme alle scuole, a scegliere quello che vorranno fare. È chiaro che noi come regione diciamo che la misura B è fondamentale, perché in questo momento di bisogno, in questo momento di forte bisogno, il sostegno alla famiglia ha una priorità. Che altro dire? Mi auguro anche una responsabilità di tutti gli enti locali, una rete che veramente sia rete, e chiudo con una punta che non vuole essere di polemica, ma di sano realismo. Che cosa non funziona dentro il meccanismo dello 06? Innanzitutto è un meccanismo che ha avuto la sua bontà e quindi si tratta di metterlo a tema, anno dopo anno di metterlo a tema. Però quello che io chiedo dalla mia esperienza personale è maggiore coesione con i comuni, con gli ambiti e con la rete delle scuole e degli asili. Perché noi, regione, prendiamo delle risorse ministeriali, diamo il nostro cofinanziamento, poi va ai comuni, i quali comuni debbono correttamente distribuire le risorse nel territorio. Abbiamo avuto evidenziate notevoli criticità. Quindi quello che noi possiamo chiedere, non potendo monitorare, è quello di avere la responsabilità da parte degli enti locali di un'equa distribuzione tra le scuole. La scuola è pubblica, statale paritaria, per esempio. Questa è una distinzione. O comunque il fatto di avere come interlocutori primi gli educatori. Lo dico perché è stata evidenziata fortemente negli anni questa criticità. Non da parte di tutti i comuni, solo di alcuni. Rocchi, vogliamo entrare dentro lo specifico? Sì. Buongiorno. Allora, con questa delibera approviamo il programma regionale di finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione, l'età da 0 a 6 anni. Qual è lo stanziamento? Sommando le risorse ministeriali e le risorse regionali superiamo 7 milioni di euro. 7 milioni di euro, quindi una cifra consistente che dà un forte supporto ai comuni per il sostegno di questi servizi. Qual è l'aspetto anche importante da sottolineare? Le regioni in questi mesi hanno svolto, insieme all'ANCI, proprio perché sono coinvolti i comuni, una forte azione nei confronti del Ministero affinché queste risorse venissero erogate alle regioni, o meglio, tramite il decreto ministeriale ci fosse questa assegnazione prima possibile. Questo perché per poter contrastare gli effetti negativi derivati dalla sospensione dei servizi a seguito dell'emergenza Covid. Vi faccio presente che un simile decreto nelle precedenti annualità veniva emanato dal Ministero a fine anno. Quindi aver anticipato di diversi mesi questa assegnazione consente di dare subito ossigeno e respiro ai comuni su questa tematica, che ha particolarmente sofferto, questi servizi hanno particolarmente sofferto durante il lockdown. Allora, i fondi ministeriali sono di 5 milioni e 9, andiamo anche a recuperare alcune quote non precedentemente spese nell'annualità 2019. È una piccola parte, però proprio per consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse le sommiamo a questo budget del 2020 e andiamo a sommare il 25% di risorse regionali. Questo consente, come ha accennato l'assessore, di andare a sostenere tutta una serie di spese in capo a questi servizi, che vanno dalla messa in sicurezza
degli immobili, parliamo della tematica sull'antincendio, l'adeguamento delle strutture per disabili, l'adeguamento delle aule dove appunto i bambini vengono accolti all'interno delle strutture comunali, anche la ristrutturazione dei parchi giochi, la strumentazione didattica. Questo per quanto riguarda la parte prevalentemente strutturale. Poi c'è una seconda azione, quella forte, dove noi vorremmo comunque che i comuni si concentrassero, è quella delle spese di gestione. Appunto perché questa necessità deriva dalle criticità avute nei mesi di marzo, aprile e maggio. Dare subito respiro consente subito di attivare questi servizi con l'apertura dell'anno scolastico, evitare possibili interruzioni che soprattutto nei centri più piccoli, zone interne, zone montane, rischiano di rimanere chiusi. Quindi ecco, questa azione della Regione Marche è proprio quella di dare un impulso immediato e forte alla programmazione ed essere in linea con le tempistiche definite dal Ministero. Il terzo intervento, come accennato l'assessore, riguarda la formazione continua, perché siamo attenti anche alla tematica della formazione degli operatori, dei coordinatori pedagogici, quindi ecco, insieme riusciamo a coprire tutte queste finalità. È prevista una compartecipazione finanziaria dei comuni, abbiamo fissato un tetto minimo che è almeno del 5%, ovviamente come avviene di solito i comuni tendono a mettere sul piatto un finanziamento più alto di questa percentuale, quindi ecco, sommando le forze tra finanziamenti ministeriali, regionali del comune, riusciamo a garantire ampiamente i servizi erogati dalle strutture nei servizi appunto della fascia 06. Bene. Santarelli, che ci dice lei? Non tantissime cose, se non che l'impegno nostro sarà sostanzialmente, insieme al servizio competente istruzione e formazione, di lavorare sulle linee guida, cercare di renderle non soltanto note ma capaci di essere applicate nel miglior modo possibile nel nostro territorio regionale il prima possibile, perché soprattutto per quanto riguarda, almeno per quanto ci riguarda, nella fascia 0-3 crediamo che sia opportuno, così come abbiamo cercato di fare con i centri estivi, permettere, prevedere il prima possibile che i ragazzini, che i bambini di 0-3 anni possano accedere a tutti quei luoghi educativi aggregativi che sono un loro diritto. Il Covid ci ha costretto a interrompere, i nidi sono state tra le strutture più penalizzate da questo Covid, perché sono quelle che sono state proprio chiuse con atto normativo nazionale, oltre che con quello regionale, il più tempo possibile. L'esperienza dei centri estivi è stata importante e significativa, ha avuto anche una disponibilità finanziaria da parte dello Stato per poter andare avanti e l'abbiamo sostenuto in tutti i modi. Ora andremo avanti con la ripresa vera e propria dell'attività educativa e non soltanto aggregativa, come erano i centri estivi, con queste disponibilità finanziarie, che sono disponibilità trasferite dal Ministero direttamente ai comuni, esclusa ovviamente la componente di compartecipazione regionale, che, ma questo già i comuni lo sanno, sono disponibilità finanziarie che sostituiscono quelle che per oltre 10 anni abbiamo trasferito noi come politiche sociali nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Dal Piano Sociale 2018 nazionale non è più possibile finanziare nidi con il Fondo Nazionale Politiche Sociali, da 2 anni a questa parte il trasferimento è in capo unicamente, dopo l'approvazione della legge sulla buona scuola, alla componente educativa dei servizi nazionali e quindi anche dei servizi comunali. Quindi è sostitutiva, ma la disponibilità finanziaria è importante, ci permetterà di riattivare in maniera equilibrata, giusta, adeguata ai ragazzi e sostenibile economicamente anche questa importante fascia della 03 a cui teniamo tantissimo. Finito, Paolo. Non vedo, mandato, se ci sono domande. Ti risultano domande? No, io non. Bene, smettiamo. Aspetta. Chiudiamo. Bene, se non ci sono domande, chiudiamo qua. Buona giornata. Grazie, buona giornata.